Bene, il video in diretta sta iniziando, quindi dovremmo essere live. Do uno sguardo che tutto funzioni bene. Mi auguro che le cose stiano proprio così. Vado a controllare su Facebook e vediamo un pochettino. Sì, qui ci siamo, su Facebook, perfetto. E adesso avvio anche su Instagram. 3, 2, 1, si parte. Perfetto, siamo in diretta, la prima diretta mattutina da un sacco di tempo. Penso che solo in epoca Covid io andassi live di mattina. Solo che per me è molto più comodo, per cui perdonatemi se per voi non è comodo. Vi guarderete la registrazione relativa a questa live stasera o nel pomeriggio, quando per voi sarà più opportuno o un buon momento. Per me è più comodo perché ho le bambine a scuola, stranamente non hanno tosse, catarro e quant'altro, quindi io sono libera e alla fine mi viene molto meglio stare qui con voi. Non vi tratterrò moltissimo, ve lo giuro, alle volte mi riguardo io e mi stendo in mezzo alle live e dico: ma quanto accidenti parlo? Quindi cercherò di essere un po' più concisa, di modo che voi avete la possibilità di guardarlo anche nelle pause pranzo o nelle pause tra una cosetta e l'altra. Oggi parliamo di strega, anzi, oggi parliamo di streghe e continuiamo a parlare di streghe. Ieri ho condiviso con voi un post e delle stories nelle quali preannunciavo le argomentazioni di questa live e quindi oggi procediamo. 2 secondi, vediamo un pochettino se vuole entrare qualcun altro, ma per intanto vi do il benvenuto, grazie alle persone che sono qui con me, sono molto, molto contenta di lavorare di mattina, è una cosa che in realtà tendenzialmente non si fa perché siamo tutti impegnati, ma è sempre bello fare le live di mattina. A me, quando capita di beccarne qualcuna, mi interrompe e faccio una pausetta, quindi spero che voi farete lo stesso con me. Strega, strega, seconda parte. Perché seconda parte? Perché se non sbaglio il 14 di novembre abbiamo tenuto una precedente lezione nel quale si parlava genericamente di strega e di guaritrici. Genericamente si fa per dire, perché nelle 2 ore nelle quali, che ci siamo dedicati, nelle quali abbiamo parlato di strega, siamo entrati veramente a fondo all'interno di diversi argomenti. E quali sono questi argomenti? Tanto per cominciare, chi è la strega, che cos'è la strega e perché la strega esiste. Quindi siamo tornati molto indietro nel tempo, abbiamo provato a dare delle risposte a queste domande, che sono domande difficilissime. Le risposte lo sono ancora di più. Perché? Perché il mito strega si mescola con diverse argomentazioni, quindi trovare il capo, l'inizio del racconto è veramente difficile. Da qui abbiamo dato una serie di informazioni, una serie di strumenti, come dico sempre io, che a ciascuna di voi, a ciascuno di voi, daranno la possibilità di trovare la propria ragione. Abbiamo parlato del peggior nemico della strega, siamo arrivati a concludere che fossero i peggiori nemici delle streghe le società patriarcali e maschiocentriche, quindi non gli uomini, ma le società che in realtà conducono una cultura maschiocentrica e patriarcale. Ovviamente riguardatevi la lezione, ricordatevi che è disponibile ancora per l'acquisto, ovviamente non sarà più la live, ma sarà la registrazione. Abbiamo parlato anche di un concetto che poi tornerà molto importante anche nel prossimo seminario: la strega. Nasce, la figura della strega nasce anche e soprattutto perché l'uomo, o meglio, la cultura patriarcale e la cultura maschiocentrica ha paura delle donne, ha paura delle donne nel momento in cui queste diventano libere. Per funzionare bene un determinato sistema, il determinato sistema della cultura maschiocentrica necessita che la donna sia donna di un certo tipo, tendenzialmente è quella donna che è sempre stata elogiata in ogni società, quindi la donna che rimane a casa, la donna che si sposa, la donna che fa figli, la donna che è ottima madre, la donna che si annulla completamente per la propria famiglia e per i propri figli. Ecco, quando la donna non si annulla per la propria famiglia e per i propri figli, quando la donna decide di non sposarsi, quando la donna decide di non avere figli, cosa diventa? Diventa qualcosa che in definitiva non piace alle società maschiocentriche e patriarcali. E dunque, queste donne sono state chiamate in moltissimi modi diversi, anche streghe. Anche solo l'accezione di zitella conduce in sé un significato negativo che ci sta portando a comprendere che quella donna ha deciso consapevolmente o per circostanze avverse, ha deciso di non sposarsi e di non avere figli. Quindi nega e rinnega il valore principale che una donna conduce con se stessa, e quindi la propria fertilità. Stesso discorso si faccia nel momento in cui una donna non è più fertile. Quando ci sarà un giorno, probabilmente alcuni
di voi che mi stanno ascoltando già non lo sono più, ci sarà un giorno nel quale anche io non sono più fertile, ci stiamo avvicinando a grandi passi. Ecco, a quel punto il ruolo della donna in una società che visualizza la donna come madre, come creatura fertile, cambia notevolmente. Il ruolo della vecchia è un ruolo sempre particolarmente ambiguo. La società moderna, la stessa società moderna nella quale noi viviamo, nega totalmente e completamente la vecchiaia, tant'è che in televisione esistono mille milioni di pubblicità che ci aiutano a non invecchiare, per esempio tutte quelle pubblicità che ci dicono: ah beh, la tua pelle si sta invecchiando, rimpolpiamola con questa cremetta, con questo unguento magico, perché la vecchiaia è negata. Cosa significa negare la vecchiaia? Significa negare quella parte della società femminile e maschile fondamentale, perché la vecchiaia è quel momento nel quale il sangue non fluisce più dalla donna ma rimane dentro la donna, o il luogo, tutto il discorso potrebbe essere fatto anche al maschile. E cosa significa? Che culturalmente si riteneva che il sangue che non fluiva più fuori dalla donna rimanesse dentro la donna, e la donna quindi mantenesse dentro sé la propria saggezza. Sono dei contenitori incredibili di saggezza, le vecchie e i vecchi, e quindi vanno tutelati. Questo preambolo per dirvi che spesso e volentieri la strega in Sardegna e fuori dalla Sardegna è una donna povera, ma soprattutto è stata una donna vecchia, una donna infertile, una donna che conduce in sé non saggezza, ma la vecchia gli veniva intesa in un'altra maniera, e conduceva in sé infertilità e dunque chiaramente morte. Di cosa parliamo noi nel prossimo seminario, nella parte 2, PT2? Ormai sono entrata su TikTok e questa cosa si vede, perché mi sto ringalluzzendo come una giovincella, diciamo. Questa che TikTok è uno strumento abbastanza differente rispetto a Instagram, che rimane il mio primo amore insieme a Facebook. Allora, di cosa parliamo? Mi sono creata tutto il fogliettino, ma voi potete seguire quello che io vi dirò anche entrando sul sito www.gianastacari.it, alla voce dei miei seminari o i nostri seminari, ora non ricordo, entrate nella pagina La Strega in Sardegna e trovate tutto il programma. Adesso ve lo racconto brevemente, di modo che voi sappiate di che cosa parleremo, e voi sappiate se vi interessa o meno esserci, essere presenti. Per me è importante questo seminario, sono tutti importanti quelli che faccio per me, perché sono argomenti, quelli che tratto, che ci spiegano il passato lontano e vicino, ma anche e soprattutto ci possono spiegare il nostro presente, perché tutte le volte che io parlo di streghe, quindi di ribelli e disobbedienti, mi viene incredibilmente in mente tutto il discorso relativo ai femminicidi presenti, e che ci tornano indietro relativamente di poco nel nostro passato, perché la strega è una disobbediente, la donna che viene uccisa è una disobbediente. Qual è la disobbedienza principale? Aver abbandonato un uomo, e l'uomo che non è evidentemente, non ce la sa fare, non sa gestire quel rifiuto. Beh, l'unica cosa che è in grado di fare per mandare avanti quella visione di maschio macio è evidentemente trattenere la donna anche con la forza, e quando la forza non serve per trattenerla, ebbene la forza può servire per ucciderla. Quindi i discorsi sono abbastanza similari e abbastanza vicini. La strega, il femminicidio, i roghi, l'inquisizione, il femminicidio sono, ahimè, argomenti che ritornano costantemente. Parlarne, sapere di cosa stiamo parlando, sapere perché la cultura maschiocentrica ragiona in questa maniera, è molto utile per sciogliere i nodi e far sì che certe cose non accadano più. Non sarà una cosa facile, la mia generazione temo che ormai sia quello che è, ma noi possiamo lavorare, noi possiamo raccontare queste storie ai nostri figli e soprattutto alle nostre figlie, per far sì che alcuni equilibri si mantengano e non vengano più rotti. Noi il 30 di novembre ci proveremo e parleremo, tanto per cominciare, della strega come contraddizione. È stato un argomento che abbiamo già tenuto, l'abbiamo già tenuto durante il primo seminario, ma continuiamo, perché la strega è vita, ma è soprattutto morte, e cercheremo di capire come all'interno di una sola figura questi due argomenti possono convivere pacificamente. Vi ho già detto durante il primo seminario che la strega è natura, e le contraddizioni in natura sopravvivono benissimo. Siamo noi donne e uomini che abbiamo difficoltà a ragionare con le contraddizioni. La strega è contraddizione.
Ecco perché ci butta nel caos più totale. Ma soprattutto entreremo un po' più addentro la tradizione di casa mia, quindi la Sardegna, e vi racconterò come la strega viene chiamata. Non solo i nomi che sono i più noti, dei quali vi parlo sempre, quindi Sagoga, Sastria, Sasurbile o Sasurbile, e Sabruscia. Parleremo anche di altri nomi che sono comunque molto interessanti, quindi condurremo un'analisi in merito a questi nomi e i nomi che servono ad identificare la strega. E quindi cercheremo di capire cosa significa una giardia, ad esempio. Cercheremo di capire perché cerpia in alcune località è la strega. Cos'è essa cerpia? Che cos'è essa giardia? Vedremo che smontando i nomi e cercando significato a questi nomi, noi troveremo dei caratteri relativi alla strega eccezionali. E questi caratteri la legano all'aria, quindi al vento, ma la legano al meraviglioso mondo della metamorfosi. Scopriremo che ci sono anche molti altri nomi. Ora non ve li cito perché vi ho promesso una live brevissima. Un altro argomento che tratterò e io amo moltissimo è l'argomento relativo a Somuzio de Sastria o de Sagoga, il morso della strega. Ed è un argomento che è presente in Sardegna, ma è presente praticamente ovunque. La strega morde la propria vittima, esattamente come farebbe un vampiro, e non sempre la uccide. Cosa significa essere stati segnati dalla strega? Non è mai di buon auspicio, però è un avvertimento. Le persone intelligenti possono sfruttare tale avvertimento in una determinata maniera o nell'altra. Il fatto che la strega morda e porti auspici non esattamente positivi, ma di morte, ci mostra la strega come una figura che si lega all'elemento morte. Questo è sicuramente molto interessante e ci porterà durante la nostra lezione a parlare di tutte quelle figure che si legano col mondo della morte. E ce ne sono moltissime in Sardegna. I Sgregasa, ad esempio, se ne parla pochissimo, ma sono donne eccezionali e spaventosissime, ne parleremo a lezione. Sumortajaiu, che è una figura maschile che io ho ritrovato solo in Samugheo, ne parlava Gigino Deidda, un grandissimo antropologo purtroppo mancato in epoca di Covid e la sua assenza fa molto silenzio, questo mi dispiace. Le vide mortos o vide mortos, ne parleremo ampiamente, sono le donne che parlano con i defunti in Sardegna. Mi dicono sempre delle medium, qualcosa del genere, non esattamente. Fanno il palio in realtà con le ispiridadasa, le donne possedute dagli spiriti. Quando uno spirito ti possiede in Sardegna, tu hai due strade: o esserne posseduta passivamente, e quindi l'unica soluzione che tu potrai avere è farlo tirare fuori questo spirito, e allora si va da un prete esorcista e questo spirito viene tirato fuori, oppure tenertelo dentro e gestirlo a tua maniera. Ecco, le donne in grado di gestire gli spiriti che ti stanno dentro, potremmo dire anche daimones, che ti stanno dentro in Sardegna erano dette ispiridadasa, e facevano una dannatissima paura. Un giorno faremo una lezione solo sulle ispiridadasa, che a me piacciono moltissimo, non solo per quello che si racconta nelle leggende, ma anche per quello che si desume dalle leggende. Parleremo dell'argomento metamorfosi, la metamorfè, andare oltre la propria forma, che è una delle cose più belle che la strega sia in grado di fare, muta forma. Cosa significa fisicamente, ma anche e soprattutto cosa significa da un punto squisitamente simbolico. E quindi parleremo di tutte quelle dee che mutavano forma e che non erano streghe, perché la metamorfosi, questo dobbiamo essere chiari, è un tratto divino. Poi la divinità può essere positiva o negativa in base a come ovviamente la intendiamo noi e come le sue azioni si impongono nella nostra vita. Ma dobbiamo ricordare che chi muta forma è divino, e quindi la strega che muta forma, ragazzi e ragazze, è come se muta forma, la strega è stata una creatura divina, poi è diventata tutta un'altra cosa. Per sapere, ricordarvi il procedimento di questo iter, andate a rivedere il seminario del 14 novembre. Un altro argomento che mi sta veramente molto a cuore, io penso che a breve farò anche un reel, perché in questo periodo mi sto buttando sui reel e mi sta divertendo tantissimo, è questo, l'unguento. Noi durante la nostra lezione parleremo
di che cos'è l'unguento e di come si preparava l'unguento, quindi scopriremo quali erano le erbe secondo la Sardegna e vedremo anche chi sono i commentatori che ci raccontano di queste erbe. Cercheremo di scoprire quali sono gli ingredienti che vanno a comporre questo unguento, che un unguento che noi potremmo potenzialmente, non è così interessante farlo, noi potremmo potenzialmente riproporre. Cercheremo di capire perché proprio quegli elementi. Andremo anche oltre la Sardegna e andremo a vedere addirittura quali sono, qual è la farmacopea delle streghe, in tutta l'Italia e in tutta l'Europa. Quindi teniamo in considerazione che le erbe sono sostanzialmente sempre le stesse, ma soprattutto che hanno delle proprietà sempre molto similari. Una volta che noi abbiamo capito come si realizzava questo unguento, non fisicamente, perché vi ripeto, non è poi così interessante, anche perché è altamente pericoloso ripeterlo, cercheremo anche di capire la storia dell'unguento, cioè cosa significava nel passato ungersi, cospargere il proprio corpo di unguento. Vi faccio un brevissimo spoiler e vi ricordo che era una forma di consacrazione e di protezione. Quindi torniamo, riportiamo questo che vi ho detto alla realtà della donna sarda, ma anche della donna del Medioevo e successivamente al Medioevo che utilizzava l'unguento. Ecco, è una donna che sta creando un elemento di consacrazione, ma soprattutto di protezione. Parleremo di alcune idee e di alcune donne mitiche che utilizzavano l'unguento e scopriremo come e perché lo utilizzavano. Questo è affascinantissimo, mi piace moltissimo questo argomento, ma soprattutto, e questo è l'elemento più importante, non ci concentreremo, cioè non, cercherò di non farvi concentrare sugli ingredienti dell'unguento, ma cercheremo di porci delle domande. E la domanda principale sarà questa: ma perché questo unguento si creava? A cosa serviva questo unguento? Perché fino a tempi non sospetti in Sardegna le donne si sono cosparse di questo unguento? Ecco, la vera domanda che noi dobbiamo porci non è tanto quali ingredienti ci sono dentro l'unguento, che mi rendo conto sia la cosa a primo acchito più interessante, ma la vera domanda è perché lo facevano? E scopriremo che ci sono delle motivazioni veramente molto interessanti. Parleremo anche, ad esempio, questo mi sono dimenticato di dirlo, ma ve lo accenno, del perché in Sardegna si sia formata e sia rimasta così netta la figura della strega. E quindi torneremo indietro nel Medioevo e vedremo un pochettino chi era la donna sarda nel Medioevo e se era effettivamente una ribelle e una disobbediente per le società altre che venendo in Sardegna trovavano le donne sarde. E le donne sarde erano un po' difficili da masticare, ve lo preannuncio. Poi di che cosa vi devo parlare? Ah sì, poi quando parleremo di unguento parleremo anche di soffio e di fuoco, sono due elementi che non possono mancare. Piccola appostilla, visto che sto parlando spesso e volentieri della medicina dell'occhio, il soffio torna ancora in Sardegna quando si pratica la medicina dell'occhio, quasi sempre. Un altro argomento bellissimo, inquietante ma bellissimo, è lo strano rapporto che nella leggenda sarda, ecco vedete che partiamo dalla Sardegna ma poi arriviamo anche altrove, che nella leggenda sarda ma anche in altre leggende, la strega è lo strano rapporto che la strega ha in tutto il mondo con l'infanzia e con le puerpere. Perché mai la strega va a rompere le scatole a una puerpera e un bambino? Beh, nella tradizione popolare sarda, non spoiler niente perché ormai questa cosa la sappiamo, va a uccidere, a morsicare una e uccidere l'altra. Sì, ho fatto malissimo la piastra, stavo notando questo. Io e la mia cura personale facciamo un po' sorridere. Comunque, perdonatemi per i capelli un po' spaventati. Si andava a disturbare la puerpera e si andava a disturbare il bambino appena nato. E perché? Beh, lo scopriremo, la strega suggeriva il sangue dell'uno e dell'altro. Ma noi ovviamente non ci accontenteremo di questa spiegazione, vedremo che questa spiegazione fino anche nel mondo sardo sarà una spiegazione un po' che fa acqua da tutti i buchi, insomma da tutti i buchi che ce ne sono veramente tanti. E allora torneremo indietro nel tempo e vi racconterò di quando esiste erano dee che proteggevano le puerpere e soprattutto che proteggevano i bambini. E sono dee veramente importanti nella nostra società. Vi dirò ad esempio delle erinni che, ora me le nomino, voi pensate a donne arrabbiate che perseguitano uomini e donne mitiche arrabbiate che perseguitano l'umanità. Ma se avete un attimo ben indietro nel tempo, scopriremo ad esempio che le erinni nascono come figure, un tempo dette anche benevole, che perseguitavano gli uomini che avevano fatto del male alle donne e ai bambini. Quindi c'era una volta una dea
che proteggeva le donne e i bambini. E questo è un capitolo che io amo tantissimo. Ma la verità dunque è che la strega protegge i bambini ma poi è stata demonizzata? No, non è assolutamente solo questa la verità. La strega è una figura di morte e si presenta fra i bambini e fra le puerpere, perché bambini e puerpere sono porte. Sono porte oltre le quali c'è la vita o c'è la morte. Quindi la strega veglia su questa figura perché sono il parto, un momento di passaggio, così come l'infanzia. Ora, per spiegarmi questo concetto, la faccio facilissima e vi racconto l'esempio delle questue che si fanno in occasione dei defunti e chi sono i referenti principali, i bambini. Perché i bambini sono i referenti principali di queste feste? Facilissimo, perché non sono ancora adulti e quindi sono a mezza strada fra il mondo dei morti e il mondo dei vivi. Quando poi diventiamo grandi, diventiamo adulti e a tutti gli effetti facciamo parte del mondo dei sopravvissuti e dovremmo aspettare per tornare nel mondo dei defunti e quindi diventare antenati, speriamo il più lungo, il più tempo possibile. Diciamo così. E quindi infanzia e streghe, due argomenti che io si collegano e che io amo moltissimo. L'argomento vampirismo, voi lo sapete, ve l'ho già detto, ma chi non lo sapeva lo sa adesso, la strega sarda è addirittura una vampira, là dove la strega nel Mediterraneo e nell'Europa non è vampira, comunque utilizza il sangue e quindi cercheremo di dare il simbolo del sangue, cosa significa il sangue in Sardegna, ma soprattutto cercheremo di capire perché la strega è vampira, cosa significa succhiare sangue, cosa significa porsi come vampiressa nel mondo di ieri, ma soprattutto nel mondo di oggi. Vi parlerò anche del mito del rinnovamento delle ossa che fa il paio con il vampirismo. Non vi accenno niente perché vi avevo promesso una cosa breve, ma sta diventando veramente più lunga di quello che avevo in mente. E quindi il vampirismo e il rinnovamento delle ossa, ne spoiler, significano tutti e due resurrezione. Sono arti che sono proprie della strega, perché la strega, fra le altre cose, è creatura votata alla morte e alla rinascita. Ed è posizione meravigliosa. E poi chiuderemo con alcuni casi studio, ve li cito, chi non potrà essere presente si cerchi delle informazioni online, chi sarà presente otterrà da me tutte le informazioni del caso. Mercy Brown, New England, siamo nel 1892, è l'ultima donna che viene considerata vampiro o per la quale abbiamo una cronaca, il suo corpo verrà dissotterrato e il suo cuore verrà frullato e bevuto dal fratello, perché il fratello si era convinto che Mercy fosse una vampira. Sono sempre le donne che hanno questa condizione e poi vedremo come e quando succede questa roulette. Beatrice Mullano, una strega di Quartus Antella, da dove io sto trasmettendo la mia live, quindi non mi posso esimere dal parlarne perché è una figura veramente molto interessante, ma ci sono tantissime altre figure che prima o poi vi racconterò, già in mente qualche articolo interessante. Ed infine il caso studio, anche chiamiamolo caso studio, di un uomo che è stato bruciato sul rovo in Sardegna. E quindi vedremo, questo per dire che la strega non è solo una femmina, non è solo donna bruciata sul rovo, ma è in alcuni casi anche un uomo, però un uomo disobbediente, un uomo ribelle. E parleremo anche di tutto questo, trarremo le nostre conclusioni, io vi offrirò gli strumenti, spero di farlo nella maniera migliore del mondo, più delicata, più professionale, più precisa del mondo, e voi trarrete le vostre conclusioni, che se poi vorrete condividere anche con me o con chi vorrete. L'appuntamento è per il 30 di novembre, 18:30, 20:30, la lezione sarà registrata e quindi chi parteciperà alla live riceverà la sera o il giorno seguente la pagina con tutte le informazioni, chi non potrà essere presente riceverà la live. Per quanto tempo avrete la registrazione con voi? Per tutto il tempo del mondo, anzi per tutto il tempo nel quale la Genas Academy rimarrà in vita, in viva e vegeta, diciamo così, quindi voi avrete quella pagina per sempre. Altra informazione utile, come ci si iscrive al seminario, entrate su www.genasacademy.it, cercate i nostri seminari e dalla pagina dedicata all'argomento alla strega in Sardegna trovate tutte le modalità di registrazione. Io comunque adesso vi metto tutte le informazioni sotto per gli amici di Facebook e metto magari un box informazioni, non so, per gli amici di Instagram. Detto questo, spero di non essermi dilungata troppo, qui c'è anche 24 minuti di live, doveva essere un po' più breve, ma comunque mi sono tenuta in tempi dignitosi per quel che mi riguarda. Amici di Facebook,
mi hanno scritto qualcosa, per esempio Serena mi dice Sazzarpia Frappia, non so come si pronuncia nella sua variante, è una bambina bruttina e mal cresciuta, bambina rachitica, mi viene da pensare, dice questo, di questo sono contenta, e poi vediamo se c'è qualche altra domanda, ma penso di no. Un saluto a Massi e a Robby e un salutissimo a Serena, che è una delle mie formatrici preferite. Bene ragazze e ragazzi, io vi saluto. Volo a cucinare e poi a riprendere le bambine da scuola. Guardatevi la live anche quando volete, per me è stato un grandissimo piacere parlare di streghe, è un argomento importante, mi raccomando, ascoltate tutto quello che c'è da sentire da parte mia e di altre e poi riportate. Perché? Perché dobbiamo parlarne. È importante parlare di streghe, è finanche importante oggi parlare di streghe. Vi mando un super bacio e ci aggiorniamo a prestissimo.